Allora, quindi andiamo con le lezioni di spagnolo di Giancarlo Cattani, prego. Salutami a tua hermana. Scusate, io traduco, salutami tua sorella. Per mia fortuna siamo con Luca Bottura, autore, conduttore radiofonico, persona di grande spirito. Abbiamo appena finito di ridere qui con la sua versione, diciamo così, live con pubblico, Repubblica delle Idee di Lateral. Quale persona migliore per cominciare a parlare un attimo di satira? Ma prima ancora per fargli una domanda, ma tu ti diverti a fare questa roba? Da morire, e infatti dico spesso che pagherei per avere l'opportunità di fare il cartino tutti i giorni sull'attualità, però non lo avevo mai detto in pubblico fino adesso, perché sennò il gruppo L'Espresso mi chiede di pagare davvero. Adesso ho commesso questo errore, quindi dovrò pagare per andare in onda. Allora, mentre festeggiamo il fatto che ha appena perso lo stipendio, la domanda che volevo fare a Luca Bottura è questa, cioè qual è il ruolo della satira oggi? La mia impressione è che quando la gente ride ma apprende contemporaneamente, forse riesci a fargli calare un po' più di roba. Ma sì, poi appunto, per essere serio 5 secondi, la verità è che c'è una specie di coscienza collettiva satirica, se vai sulla rete, che ti fa quasi un po' sperare in questo paese, perché c'è un gruppo davvero ampio di persone che scrivono cazzeggiando in realtà concetti serissimi, e quindi c'è ovviamente una funzione catartica, perché in qualche modo ci si sfoga, e poi veicolano contenuti. Ed è una delle piccole cose, come dire, che a me personalmente, oltre che una mano importante quando sono in onda, perché molte delle battute che dico arrivano anche dal pubblico, dà anche un pochino di fiducia nel futuro. Ecco, questa cosa dell'interazione con la community è molto interessante, perché alla fine c'hai un feedback immediato su quello che stai dicendo e allo stesso tempo comunque attingi in qualche modo, no? Anche citando le fonti e coinvolgendo. Ho visto molte delle persone che si sono fermate qui con te a farsi firmare autografi, a parlare, che ti parlano come se ti conoscessero di persona. È vero, sono magari persone che conosco in qualche modo sui social, ovviamente in modo un po' superficiale, però mi piace moltissimo avere questa interazione, ed è tra l'altro una delle dimostrazioni che la radio, paradossalmente, è un mezzo molto moderno, perché è l'unico mezzo che è immediatamente sovrapponibile ai social, perché è un mezzo orizzontale, quindi il racconto è un racconto nel quale si possono mettere battute proprie, battute altrui, oggi battute dal pubblico, e quasi magicamente si crea una linea narrativa. Perché la televisione fa più fatica? Perché la televisione prova a prendere dalla rete, ma usa i contenuti come se dovesse sfruttarli, contenuti comici chiusi, e quindi normalmente non va. L'unico che ci è riuscito un po' è Zorro in Gazebo, perché ha inserito un'analisi di quello che viene scritto, non prende la battuta chiusa, prende gli scambi, commenta quello che viene scritto, quindi costruisce un contenuto satirico nuovo e prodotto in proprio. Altrimenti, appunto, per i social il mezzo migliore resta la radio. Radio che tu puoi ascoltare mentre fai le tue cose, come diceva la canzone, no? Che quindi anche puoi anche twittare, puoi anche leggere e scrivere mentre stai ascoltando. Senti una cosa, ma riascoltando la tua rassegna stampa stamattina, non hai l'impressione che veramente che la realtà superi la fantasia rispetto alle cose? Perché alla fine le battute sono già nei titoli, spesso e volentieri. Beh, sai, io lavoravo in questo giornale degli anni 90, Cuore, che era un settimanale satirico, e quando nominarono Giuliano Ferrara ministro per i rapporti col Parlamento, noi capimmo che era finita una stagione, che era impossibile andare oltre, perché era come mettere, non so, un teppista alla salvaguardia dei muri puliti, e quindi da quel momento in poi sarebbe stato tutto un pochetto più complicato. I giornali satirici hanno un po' la data di scadenza, ognuno racconta un periodo storico, Cuore che raccontava gli anni 90, la DC, il PSI, nel momento in cui arrivò Berlusconi tutto fu spostato in avanti, Il Male raccontava gli anni 70, quindi c'era quel cotè anche un po' più violento, un po' più pesante, e così via. Adesso andare oltre a volte è un po' complicato. C'è di buono che anche lì, a proposito di contenuti che arrivano quasi già fatti, ci sono giornali satirici che si raccontano come giornali veri. Libero, Il Giornale, Il Fatto Quotidiano, a volte basta leggere il titolo e funziona già lì. A quel punto, invece di andare oltre, conviene andare laterali, una piccola virgola, un commento laterale, forse porti a casa un sorriso e anche un pensiero. Da qui poi anche il titolo, diciamo così, della tua trasmissione. Senti, quindi in fondo avete una responsabilità grossa adesso, perché alla fine si ritorna sempre ai comici per avere un'informazione che abbia un senso, le persone poi ascoltano voi, alla fine, hai detto tu prima, uno fa un partito e quasi quasi lo votano anche, anzi lo votano anche bene. Ma noi abbiamo avuto per 20 anni un comico presidente del Consiglio, comunque leader del principale partito, e quindi questo paese, diceva Montanelli, facciamo governare un po' Berlusconi perché così l'Italia sarà vaccinata, in realtà il vaccino non ha funzionato, perché quello che è arrivato dopo è Berlusconi con la parrucchetta nuova, perché anche Renzi di Berlusconi ha
gli stilemi. Quando si dice che è un televenditore, lui si offende moltissimo, ma in realtà le tecniche che usa sono quelle. Io l'ultima volta che ho ascoltato un intervento di Renzi, poi ho sottoscritto la polizza, quindi c'è proprio un problema di causa effetto. Non so francamente quale potrebbe essere l'evoluzione a questo punto. Certo è che di materiale ce ne regalano molto. Renzi, che poi tra l'altro è qua fuori, va bene, grazie, grazie Luca Bottura, è qua fuori che ti aspetta a questo punto. Ma io tra l'altro sono renziano della prima ora, anzi volevo dirlo in camera, io ho votato Renzi per quel posto di direttore di Rai 2, se ci fosse possibilità io sono sempre a disposizione. Grazie a Luca Bottura per questa intervista.